cu Andrei. Vă vedea ce ne gătește, o mâncare cu totul și cu totul specială. Bună, Andrei! Salut la toată lumea! Care este propunerea ta pentru această săptămână? Săptămâna asta m-am gândit la o rețetă foarte... foarte aromată, foarte lejeră, de pește. E o farfurie clasică, italiană. Se numește, pentru noi, spaghete cu fructe de mare. În termeni italiene, pentru ei, spaghete allo scolio. Rețeta simplă. Rețeta simplă, care nu necesită atât de multă fierbere, să spunem. Așa, haideți să vedem. Ce fel de paste folosești tu? Întotdeauna, dar nu eu neapărat, dar întotdeauna se vor folosi niște paste lungi. Ori linguini, care sunt acele spaghete un pic turtite, ori spaghete. Așa, astăzi ce folosim? Astăzi vom folosi spaghete. Spaghete. Cât timp le fierbem? Al dente, presupun, da? Da, se folosesc, se fierb întotdeauna al dente. Acum depinde și de gusturile fiecăruia. Clientul la cerere poate cere ospătarului la masă, le vrea mai fierte sau mai puțin fierte. Dar eu de obicei le fac al dente. Al dente. Întotdeauna se vor scoate cu 2 minute înainte de timpul pe care îl scrie pe cutie, ca finalizarea coacerii să fie în tigaie, odată cu sucul. Ne apucăm. Ok. Și acum se spune, pronti via? Pronti via. Cu ochii. Ca ingrediente. Așa. Bineînțeles, ne trebuie fructele de mare. Avem fructe... Ce avem la fructe de mare? Avem sepie, calamar. Având în vedere că nu ne aflăm lângă mare, astăzi vom folosi fructe de mare congelate. Da. Dar și aici este foarte important să găsim un produs de calitate. Așa. Înăuntru sunt sepii, caracatiță, scoici midi sau coțe. Și pe lângă asta mai avem și acești creveței mici și foarte gustoși. Da, gambereti. Gambereti. Bun. Haideți să vedem. Roșii sherry, da. Busuioc, usturoi, sare, piper. E o rețetă foarte simplă, dar foarte, foarte aromată. Și ulei extra virgin de măslină. Și să nu uităm de unt. Începem cu începutul. Pastele se pun la... Se pun la fiert. În timp ce apa fierbe, să încercăm cu sosul. Bun. Așa. Tăiem roșiile sherry. Acum, astea sunt niște roșii sherry un pic mai mari. Seamănă cu prunele, să spunem. De obicei le tai în două. Acum, fiind mai mari, o să le tăiem în patru. Întotdeauna vom încerca să folosim pentru tăierea roșilor un cuțit cu zimț, nu un cuțit de cu... De ce, Andrei? Fiindcă roșia este acidă și se strică lama cuțitului. N-am știut. Foarte interesant. Ceapă, roșie, tot ce ține de chestiile astea ar fi bine... Un cuțit cu zimț. Un cuțit cu zimț, da. Pentru câte porții? Două porții ai pus tu. Facem două porții de data asta. Cam 400 de grame de fructe de mare, în care includ și creveții. 400-500 de grame. Aici am folosit cam 6, fiind mai mari roșiile sherry, am folosit 6 roșii. Bun. Punem tigaia pe foc. Tigaia întotdeauna trebuie încinsă. Usturoiul, iarăși. Ia să vedem cum tai tu usturoiul. Pentru... nu-l tăiem. Iarăși un secret. Așa. Nu la toată lumea place usturoiul. Da. Și atunci noi îl punem doar ca să lase o aromă. Îl presăm ușor cu latul cuțitului. Ca mai apoi el să-și lase aroma în uleiul de măsline. După care îl vom arunca, fiindcă nu toată lumea îl... agrează, să spunem. Așa. Hai. Acum începe cu în altă limbă, să vedem, să le dăm de lucru, băieții. Hai. L'olio. Lo lasciamo un po' a scaldare. Quanto olio metti? All'occhio mettiamo per... Non tanto. Non tantissimo. Mettiamo 3 cucchiai di olio, come misura. 3-4 cucchiai di olio. Perché dopo arriva anche il burro. Mettiamo il burro che dà una cremosità. Tutto sì, saranno
30 grammi, 35 grammi di burro. Okay. Buono, prima si mette l'aglio e si fa rosolare un po', appena comincia a sfumare un po'. E poi lo butti fuori. Lo lasciamo un altro po', mettiamo il pesce, perché è molto importante di non bruciare l'olio. Ed è appena l'aglio, perché? E l'aglio anche, perché prende un altro gusto. E non tanto buono, posso dire. Ecco. Comincia a sfumare un po' l'aglio. L'acqua non vuole più. Non vuole. Ecco. Adesso è il momento di buttare il pesce dentro. Ma però c'è l'acqua. Senza le mili. Senza le cozze. Le cozze. È buono anche quell'acqua lì, perché adesso? È saporita quell'acqua lì che la lascia. Buono, molto importante di non fare cucinare troppo i pomodorini, perché li vogliamo un po' duretti, non schiacciati e moli. Il burro, quando metti il burro dentro? Alla fine. E guarda, c'è una metà cosa dentro, due. Ho visto. Due. Ecco, mi sono sbagliato. Un po' di emozioni. Un pochino, sì. Dimmi se mette sale o no. Sì. Quando? Però alla metà di cottura. Mettiamo un po' di sale. Sì, perché se lo metti prima, poi il pesce tenta di diventare un po' duretto, come la carne, anche la carne, la stessa roba. Quando metti la carne, appena la giri, poi si mette il sale, perché se lo metti al vitello, parliamo del vitello adesso, se lo metti prima, butta fuori il sale, butta fuori tutta l'acqua dalla carne e diventa dura. È importante anche questo, di sapere. Eh sì. Ma cosa ha questo tuo fornello? Guarda, non bolle l'acqua mai qui. Eh sì. Mai. Purtroppo. Buono. Adesso. Adesso mettiamo un po' di basilico. Quanto? Un po'. 2, 3, 4, 5 fogliette. Okay. E poi lasciamo 2, 3 quelli più belli. Per fare un ornamento sul piatto. Allora lasciamo questi così e mettiamo questi dentro. Però neanche con il basilico non dobbiamo esagerare. Basta. Boh, buttiamo giù la pasta. Per quanti minuti? 2, 3, 4? No, sono 8. Il tempo di cottura per gli spaghetti dipende anche dalla marca dei spaghetti, sono 8-9 minuti. Poi c'è scritto sulla carta. Noi comunque li lasciamo li tiriamo fuori dall'acqua 2 minuti prima, che finiamo la cottura dentro la padella con il sugo per la pasta. Consiglio a tutti di prendersi sti clips qua, queste cleme sono benissime e facile da usare. Prendi la pasta, fai tutto con questo clip, è come la terza mano. Per il sugo, per la carne, per la pasta, quando monti nel piatto, molto pratico. E non costano niente. Quanto costano? Pochissimo. Vediamo. 4-5 euro. 10, dipende anche dalla marca. 10? Dipende anche dalla marca. Anche dalla marca. Buono. Adesso è tempo di mettere. Mettiamo giù anche i gamberi.
ultima. Le metti sì. Non dobbiamo cucinarle troppo. Non troppo. Il burro, non dimenticare il burro. No. Sempre con questo clips qua si può tirare fuori l'aglio che non adesso ci serve. Adesso lo tiriamo fuori, non serve più. No, perché ha già lasciato il gusto e allora non serve più, lo tiriamo fuori. Lascialo dentro perché Florin lo mangia, gli piace. Il cipolla e l'aglio, lo mangia con il pane. Anche la mattina? Anche la mattina. La colazione dei campioni. Però i campioni rumeni, non italiani. Buono, il tempo di buttare giù anche i pomodorini. E mettiamo anche le cozze. Quando si mettono i pomodori, mettiamo giù anche le cozze. E il burro? Lasciamo un altro po'. E non hai messo il sale, non dimenticare. Adesso mettiamo sale. Sale, pepe. Mettiamo un altro po'. Saltiamo un po' e lasciamo cucinarsi altri 2-3 minuti. In questo tempo speriamo che la pasta sia pronta. Pulire. Buono. In frattempo mettiamo metà del burro. Buttiamo dentro anche questo e poi si sfuma con un po' di vino bianco. Vino bianco. Che possiamo sfumarci anche noi un po'. Però adesso no. Quando si mangia questo piatto? In Romania, non in Italia. In Romania, quando si può mangiare? Al pranzo e si può, ovvio, al pranzo e si può mangiare anche la sera, perché è un piatto leggero, non è troppo pesante, si digerisce veloce e piacevole anche la sera. Una cena romantica con la tua con un bicchiere di vino bianco accompagnato sì di un vino bianco secco preferibile. Ed è altre cose. No, accompagnato. Ovvio. Non da solo, non se mangia da solo. Ovvio, ovvio, ovvio. Insieme a un amico o un'amica. No. Vediamo. Napoletano no che non allora, sta, non mai in Verona non sta. Allora, un pochino, canta qualcosa, queste paste che non bullano mai. Dai. Canta. Vedete adesso che anche le... Dai, canta un pochino. Ok. Sì. Possiamo mettere un altro po', adesso sfumiamo e poi vi faccio una canzone. Vediamo. Mettiamo un po' di vino bianco, si sfuma. Metà bicchiere, diciamo, dai. Vedete che bel colore ha preso dei pomodorini, il nostro sughetto adesso. Che bel colore rosé. Poi da Roma in su gli spaghetti lo scoglio si fanno così, in bianco diciamo, perché non c'è il succo di pomodoro. Però siccome erano poveri da quella zona lì, Napoli, da Roma in giù, Napoli, quelle zone lì, come la famiglia era numerosa, lo allungavano con succo di pomodoro e allora loro lo fanno con tanto succo di pomodoro e lo fanno bollire un po' di più. Questa è la ricetta più veloce e più piacevole, boh, per i miei gusti diciamo, a me piace di più. Buono, il nostro sugo è pronto. È pronto, adesso metti il prezzemolo. No, alla fine, no? Proprio alla fine. Ho capito. Beh, la promessa. Andrei. Vediamo se la pasta è cruda o cotta. Quando sparisce, quando si rompe un spaghettino, quando sparisce il bianco di dentro, e allora è quasi pronta.
quando c'è ancora un po' di bianchino dentro, e allora non sono ancora cotte. Queste come sono? Un altro po'. Un altro po'. Sono, e speriamo che la pasta bolle un po' più veloce, se sente un po' di musica. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò cuscino tra le braccia mentre cercherò tuo viso, che splendido in ombra apparirà, cattivo come adesso non sono stato mai. E quando mezzanotte viene e davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora prima e da questo pugno una carezza nascerà. Ra 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 ra, ra 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 ra. Vediamo cosa fa la pasta. Un altro segreto: dopo che spegniamo il fuoco, la pasta si lascia nella padella almeno un minuto o qualche secondo, che in questo modo la pasta si tira tutti i sughi, tutti i sapori dal sughetto. Si tranquillizza un po' e poi possiamo montarla. Che odore! Anche a me piacciono tantissimo. Poi questo mio modo di montare nel piatto è al cartoccio, diciamo, in questa pellicola di alluminio. Buono. Buono. Ecco, siamo pronti. Finiamo il piatto con un po' di olio extravergine che dà un sapore a parte. Un altro po' di prezzemolo o il basilico che l'abbiamo tenuto per la fine. Eccolo qua, il nostro non si vuole aprire. Olè. E poi chiudiamo, che così la pasta rimane bella calda e anche è bello da vedere. Si presenta bene al tavolo. Eccolo qua, pronti. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Buon appetito! Vediamo. Non mi lasci neanche a mangiare. Capito? Perché esci pure? Buonissima.